Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ora che la questione Super Mario 3D All Stars è stata definitivamente archiviata, ma potete comunque continuare a seguirmi sul sito Viola per vedermi imprecare contro la telecamera di Super Mario 64, si è aperto uno scenario interessantissimo riguardante la Switch e l'emulazione delle vecchie console targate Nintendo. Il data mining della collection ha infatti messo in luce alcuni interessanti aspetti dei suoi emulatori che potrebbero far presagire un rinnovato interesse da parte dell'azienda di Kyoto nel riproporre i suoi grandi classici del passato. Quindi oggi vorrei fare un po' il punto della situazione sulle recenti scoperte e lanciarmi in qualche ipotesi, sentendo ovviamente anche la vostra. Prima di iniziare, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Prima di tutto facciamo un piccolo riassunto di cosa è stato scoperto a proposito della 3D All Stars. Neanche il tempo di farla arrivare nei negozi che i dataminer si erano già messi all'opera per setacciare per bene il codice di gioco e immediatamente è stato confermato che i tre titoli non erano dei porting ma venivano emulati. Gli emulatori in questione sono due, uno per il Nintendo 64 e l'altro per il GameCube e la Wii, e sono entrambi software proprietari costruiti su misura da Nintendo, in particolare dalla divisione europea Nerd, lo stesso team che in passato si è occupato dei progetti delle due console Classic Mini. Il lavoro svolto ha un grandissimo potenziale perché entrambi gli emulatori dispongono di alcune feature non banali, anche se purtroppo la loro implementazione all'interno della collection è avvenuta in maniera molto blanda e approssimativa, quasi come se il team che si è occupato del progetto avesse avuto poco tempo a disposizione o magari delle risorse limitate. Ad esempio, l'emulatore del Nintendo 64 utilizza degli script di tipo Lua per modificare in tempo reale gli elementi del gioco. Tutte le texture in alta definizione, così come le nuove icone dell'HUD, vengono sostituite immediatamente ogni volta che gli script Lua si attivano e vengono sovrapposti al codice originale. E questo rende l'emulatore del Nintendo 64 estremamente malleabile e flessibile. La situazione però si fa ancora più interessante con l'emulatore GameCube, il cui nome in codice sembra essere quello di Haji, perché dispone di alcune feature attivabili tramite la GPU che non sono richieste espressamente da Sunshine per essere emulato correttamente. Nello specifico si tratta del Bounding Box e dello Z-Freeze. Ora, senza entrare in tecnicismi di cui probabilmente neanche io ne capisco pienamente la portata, nel primo caso si tratta di una funzione posta alla base degli effetti di carta presenti in Paper Mario e il Portale Millenario, mentre nel secondo di una specifica tecnica di rendering della GPU del GameCube che cercava di risolvere il problema dello Z-Fighting, ovvero la compenetrazione tra poligoni con coordinate spaziali simili tra di loro. Non solo quindi si tratta di feature non sfruttate all'interno della 3D All Stars, ma anche di alcune delle caratteristiche più difficili da emulare dell'hardware originale, come spiegano gli stessi programmatori che sono al lavoro sul Dolphin, l'emulatore Wii e GameCube più famoso della scena homebrew. Questo cosa significa? Beh, se ne potrebbe dedurre l'intenzione da parte di Nintendo di predisporre già da ora la Switch all'emulazione di queste tre generazioni di console, e la 3D All Stars sarebbe solo l'inizio di un'operazione nostalgia che non andrebbe a toccare esclusivamente i titoli di Mario, ma dei cataloghi ben più ampi. Questo spiegherebbe anche la scelta di ricorrere all'emulazione piuttosto che a dei porting, una decisione che sotto quest'ottica assumerebbe un connotato di lungimiranza e non di pigrizia. E non solo, se l'obiettivo era quello di creare degli emulatori e non di curare dei porting nei minimi dettagli, ecco che l'approssimazione con cui sono stati confezionati i tre platform può essere vista sotto un'altra luce. Nintendo avrebbe abbattuto completamente i tempi di lavorazione per futuri revival, cosa che non sarebbe successa se avesse impiegato il suo tempo nel rimaneggiare i codici sorgente del 64, Sunshine e Galaxy. Avrebbe avuto sicuramente dei risultati migliori rispetto a quelli ottenuti, ma questi non sarebbero stati facilmente replicabili e future remaster avrebbero richiesto lo stesso quantitativo di impegno e di tempo per essere proposte al pubblico. Quindi ipotizziamo che Nintendo abbia finalmente deciso di attingere alla sua sconfinata libreria a partire dalla quinta generazione di console, ora che tra l'altro i porting da Wii U sono finiti. Qual è lo scenario più plausibile per l'emulazione su Switch?
Qui le cose si complicano un pochino, perché la grande N ha un grande ventaglio di possibilità a sua disposizione. Per Nintendo 64, ad esempio, potrebbe decidere di continuare con la linea delle console Classic Mini, scelta che avrebbe perfettamente senso se si pensa che la divisione Nerd, che ha sviluppato i nuovi emulatori, è la stessa che si era occupata delle prime due mini console. C'è sempre poi l'opzione del catalogo gratuito del Nintendo Switch Online, che presenta un'offerta ludica in continuo aggiornamento e, perché no, dopo aver varcato i confini del Super Nintendo, magari in futuro potrebbe accogliere anche la libreria del Nintendo 64. Per quanto si inizino a vedere titoli di tutto rispetto, andatevi a giocare Donkey Kong Country 2 se ancora non l'avete fatto, credo che difficilmente Nintendo si farà sfuggire l'occasione di monetizzare il più possibile sui grandi classici del 64-bit e anche a seguire. Per me quindi l'opzione più plausibile, e anche quella che in fondo spero si avveri, è la reintroduzione della Virtual Console su Switch. Si sente tantissimo la mancanza di una libreria digitale inspiegabilmente assente in questa generazione e credo che a questo punto, una volta terminata la vita a tempo limitato della 3D Collection, Nintendo aprirà finalmente le porte alla Virtual Console. Non dimentichiamoci però che all'orizzonte c'è un altro compleanno di un certo livello, quello di The Legend of Zelda, oltre che di Metroid e F-Zero, lo so, ma purtroppo sono serie che sembrano completamente sparite dall'immediato futuro della casa di Mario. Quindi magari chissà, piuttosto che lanciarsi nella pazza idea di fare i soldi con la pala tramite un servizio di Virtual Console, Nintendo potrebbe semplicemente riutilizzare questi nuovi emulatori per celebrare, questa volta si spera al meglio, il compleanno delle avventure di Link tramite una collection che copra il periodo Nintendo 64 e Wii e tirare fuori poi, come remaster standalone, Skyward Sword, con tanto di sistemi di puntamento ripensati per il giroscopio dei Joy-Con Pro Controller e per il touchscreen in modalità portatile. Anzi, pensate questo, quanto sarebbe da Nintendo proporre una collection con le versioni originali di Wind Waker e Twilight Princess piuttosto che dei loro porting in HD su Wii U. Sarebbe veramente il colmo, altro che aver ignorato il remake per DS di Super Mario 64. Insomma, poracci, se per molti questa della 3D All Stars può sembrare un'occasione sprecata, beh, io la inizierei a vedere come il primo tassello, non riuscitissimo, di un progetto ben più ampio. Una prospettiva che sinceramente mi elettrizza parecchio. Così come poter giocare Sunshine e Galaxy in portatile è una sorta di sogno che si avvera, così sarei felicissimo di poter rivisitare i grandi classici targati Nintendo sull'hardware ibrido di Switch. Magari però questa volta presentati con maggiore cura. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere le librerie di Nintendo 64, GameCube e Wii su Switch? Diventerebbe la console definitiva? Come al solito vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, prima di salutarci vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il poro emulato, Michele Virtual, ciao!